oggi la scommessa di K, una rivista letteraria cartacea, che in questo numero si confronta col tema della città. Questa idea vintage della rivista letteraria di carta si sposa invece con una grafica estremamente contemporanea, ma che ha una storia, che si porta dietro tutta una storia, quindi questa veste così elegante nasconde sì questa idea antica del fare editoria con la carta, del fare editoria andando ancora in tipografia a scegliere tutto dai caratteri appunto alla qualità di ogni aspetto del prodotto. La parola chiave che abbiamo scelto stavolta è stata città. L'ho scelta perché mi sembrava una parola da risemantizzare dopo quello che è successo negli ultimi 2 anni, quello che ancora sta succedendo, queste città che si svuotano e poi si riempiono, queste città in cui aggregarci è possibile soltanto a determinate condizioni e non sempre, queste città che abbiamo visto appunto cambiare così tanto, a volte da chiusi dentro casa, e volevo capire come gli scrittori avevano interpretato questa parola, non necessariamente legandola alla pandemia, però insomma legandola un po' al nuovo contesto del nuovo lessico. Possiamo fare qualche nome, tanto per far ambientare poi il lettore? Ci sono Claudia Durastanti, Emanuele Trevi, Andrea Pomella, c'è l'editoriale di Cristian Rocca, che è il nostro direttore, insomma nomi noti, nomi emergenti, nomi già consolidati e qualche scoperta. A spasso con Sciascia si parte da Racalmuto, sua città natale, poi Caltanissette, Palermo, un triangolo interno al vallo di Mazara nel quale si svolge una parte della sua vita, e poi Milano, Roma, la Spagna e l'amata Parigi. Dalle parti di Sciascia nel libro scritto da Salvatore Picone Gigi Restivo, presentato alla Camera dei Deputati, un viaggio attraverso luoghi, parole e memoria del grande scrittore siciliano a 100 anni dalla sua nascita. Insomma, tutti luoghi che hanno anche ispirato le sue opere, e conoscere i luoghi ci aiuta a conoscere anche meglio quello che lui ha scritto. Sì, un legame straordinario con luoghi che hanno, come dire, sottolineato anche l'importanza storica e letteraria di questo scrittore. Sciascia, ne siamo convinti, sarebbe stato diverso senza il rapporto con questi luoghi. Che cosa avrebbe scritto e detto Sciascia di oggi, di questa politica qui? Siamo proprio davanti al Parlamento. Beh, probabilmente avrebbe ribadito quello che scrisse dopo la sua candidatura al Consiglio Comunale di Palermo e dopo la sua esperienza di parlamentare. Il potere non è qui, il potere è altrove. Ci insegna a leggere dentro le cose, a cercare sempre la verità, anche quando è scomoda. Qual è la migliore opera di Sciascia? Beh, più che la migliore, ti posso dire qual è quella che mi piace di più, il Consiglio d'Egitto. Resto sempre legato al Consiglio d'Egitto per Racconto dell'impostura, per questo romanzo storico straordinario che segna un punto fondamentale di tutta la sua letteratura. Lyubomir Levchev è un poeta bulgaro nato nel 1935 e morto nel 2019. Al centro dei suoi versi, i deboli, gli oggetti, il passato che ritorna nel presente, il dolore quotidiano di esistere, la ferocia del futuro che sembra inarrivabile, ma anche la speranza. È una poesia, quella del poeta bulgaro, che scioglie per i lettori le sue metafore, il suo ritmo originale e comprensibile come solo i grandi poeti sanno essere. Attento alle sue radici che affondano nel passato e che camminano verso il futuro. I fiumi bulgari sgorgano solo in Bulgaria, non provengono da altri posti, ma vanno da tutte le parti, riempiono il mare Egeo e il mar Nero. Nei fiumi bulgari scorre l'esaltazione e si sono diretti in su, contro la loro stessa corrente, verso le sorgenti, verso lo stesso lampadario di stelle, per seguire il canto a causa di Orfeo. Nei fiumi bulgari scorre la perdizione,
da essi ha bevuto Spartaco, la sua ribellione eterna. Levchev attinge dall'ordinario e lo eleva, e il pensiero della morte diventa caustico e disincantato. Se un giorno farò carriera, se mi innalzerò tal punto che cominceranno a telefonarmi da ogni parte, allora nominerò la morte mia segretaria, e quando voi mi cercherete, lei risponderà che non ci sono. E durante questo tempo infinito guarderò fuori dalla finestra come cadono le foglie o rinverdiscono. Come la lontana cupola della chiesa assomiglia a una tazzina di caffè rivoltata per trarne auspici, come le ragazze si specchiano nelle pore di vetro e come voi pensate che io non ci sia più per sempre. E ancora la morte, vista con l'ironia che la rende il nostro specchio. Quando all'improvviso salta la corrente, io mi alzo per aprire la finestra. Perché? Che rapporto c'è? Procedo con cautela per non sbattere sul cadavere della luce. E anche il dono dell'amore si mescola al traffico della città in attesa di notizie, perché io non sono preparato a perderti come la chiavetta di una cassetta postale o come un taccuino coi numeri di telefono. Perciò passo ogni sera sotto il segreto fosforio della finestra e sotto il gemito dei colombi gelosi che mi fa impazzire. E infine tutta la vita in pochi, unici, memorabili versi, un addio e un arrivederci insieme. E nuovamente spunta il cosmo dal volto di stella, il mio cuore ti invia il suo segno. Il faro marino pulsa con due luci brevi e un buio lungo.